Tutti pazzi per Termoli, a luglio boom di turisti 42.840, le presenze registrate più 27,2% rispetto allo scorso anno, dati che confermano la forte ascesa della cittadina molisana che sa accogliere e coccolare i villeggianti come poche altre. L'aumento delle presenze nel mese di luglio è certificato dai dati raccolti dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo presso le strutture alberghiere ed extraalberghiere della città. 42.840, dicevamo, le presenze nei 30 giorni di luglio, dati in aumento anche rispetto al 2019, quando nello stesso mese si registrarono 35.888 presenze con un più 19,4%. Ad andare a gonfie vele sono state le strutture extraalberghiere, che tra italiani e stranieri hanno registrato un più 23,3% negli arrivi e un più 31,4% nelle presenze rispetto allo scorso anno. Nel raffronto dei dati con il 2019 si conferma il trend in netto incremento con un più 28,7% negli arrivi e stessa percentuale nelle presenze. Gli alberghi sempre a luglio hanno totalizzato, italiani e stranieri, un più 12% negli arrivi e un più 21,8% nelle presenze rispetto al 2020 e un più 8,4% nelle presenze rispetto al 2019. Nel semestre gennaio-luglio 2021 le presenze complessive, considerando le strutture alberghiere con viaggiatori nazionali e stranieri, sono 84.012 rispetto al 2020 con 54.987 presenze, si rileva un incremento del 52,8%. Considerando infine il 2019 con 76.743 presenze, si evidenzia una crescita del 9,5%. I viaggiatori sono rimasti più giorni rispetto agli ultimi anni, numeri dunque che devono far riflettere su quale sia l'importanza che riveste oggi il comparto turismo in Molise, un settore che andrebbe spinto ulteriormente con iniziative e idee di qualità, non solo per Termoli, ma per tutta la regione ricca di paesaggi unici ma poco conosciuti.